gli alpini sono in grado di operare e resistere in condizioni estreme. Così si riassume la 71esima edizione dei campionati sciistici con le parole del generale Claudio Berto, comandante delle truppe alpine. Soldati, quelli italiani, in grado di resistere in condizioni estreme, impegno e sforzo di 22 plotoni, tra cui un plotone del 9° Reggimento Alpini dell'Aquila, che per 3 giorni, con 25 kg del loro equipaggiamento, si sono contesi il trofeo Buffa, che sancisce, sin dal 1931, il reparto alpino più preparato. Per 7 giorni la Valposteria e il Cadore sono stati teatro di attività militari che sono spaziate dall'addestramento montano alla tecnica alpinistica, andando a verificare anche le capacità tecnico-tattiche e quelle ad operare in sinergia in situazioni emergenziali. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha chiuso la manifestazione sottolineando il valore per ogni singolo militare. Tante sono le sfide che si sono giocate in una settimana di intense attività. Sfide tecniche come le pattuglie, il biathlon, lo sci alpinismo, senza tralasciare il fondo e lo slalom gigante, ma accanto a questa dimensione tecnica i campionati sono una verifica dell'addestramento degli alpini stessi, una verifica che passa dalla gara dei plotoni, una massacrante competizione che testa a fondo la preparazione tecnica, fisica, ma soprattutto psicologica del personale. La squadra soccorso del 9° Reggimento ha testato la capacità di lavorare assieme tra i tanti soggetti che concorrono al soccorso in montagna, sia esso il soccorso alpino, Erbergruten, i Vigili del Fuoco o gli assetti dei vari corpi dello Stato. Un'intensa settimana che ha dimostrato il valore formativo della montagna, che richiede sacrificio, dedizione e umiltà, e gli alpini aquilani hanno dimostrato di non essere secondi a nessuno.